Buongiorno e benvenuti a questo video di l'altrareabilitazione.it. In questo video vi illustreremo una serie di esercizi rivolti a chi soffre di cefalea ed emicrania. Questo protocollo è stato testato per mesi sui nostri pazienti con ottimi risultati e quindi adesso abbiamo il piacere di condividerlo con voi. Lo scopo di questi esercizi è di ridurre efficacemente la tensione cervicale, che abbiamo visto essere una componente importante nel problema mal di testa. Nessuno di questi esercizi ha controindicazioni particolari, ma se si soffre di alcuni stati patologici è sempre meglio chiedere un'opinione al proprio medico prima di eseguirli. A differenza di altri protocolli, lo scopo di questi esercizi non è solamente stirare, allungare la muscolatura cervicale, ma agire efficacemente su quei meccanismi che creano la tensione cervicale, che lasciano il tratto cervicale in uno stato di tensione cronica. Quindi per questo motivo riteniamo essere questo protocollo particolarmente efficace. Se decideste di usufruire di questi esercizi e voleste comunicarci le vostre impressioni, mettetevi pure in contatto con noi tramite il sito l'altrareabilitazione.it. Una raccomandazione importante valida per tutti gli esercizi di questo protocollo. Molti di questi esercizi prevedono di raggiungere delle posizioni di allungamento, cioè posizioni in cui i muscoli entrano in tensione. Ogni allungamento deve essere effettuato in maniera moderata, il che vale a dire che da una scala di 1 a 10 io ho una percezione di allungamento del muscolo che si aggira tra i 6 e i 7, perché una tensione maggiore manderebbe il muscolo in stress e non creerebbe l'effetto desiderato. Una tensione minore naturalmente non sarebbe efficace, quindi la tensione deve essere moderata, percepibile tra 6 e 7 in una scala da 1 a 10. Altra raccomandazione importante, in quegli esercizi che vengono effettuati in posizione supina, cioè a pancia in su, assicurarsi che la posizione della testa sia confortevole e dritta, cioè che non risulti eccessivamente inarcata all'indietro. Se sdraiandovi notate che la vostra testa rimane inarcata all'indietro, mettete un supporto, possibilmente un supporto non eccessivamente morbido come un cuscino, ma un supporto solido, rigido come un libro di adeguato spessore. Il primo esercizio riguarda la respirazione. Una corretta respirazione è fondamentale per cercare di scaricare la tensione cervicale, in quanto una respirazione estremamente toracica, tipica dei momenti di stress, quindi tipica di quei momenti in cui accumuliamo tensione anche cervicale, tende a coinvolgere fortemente il rachide cervicale, la muscolatura cervicale e ad essere sollecitata a ogni atto respiratorio. Quindi il primo esercizio riguarda la respirazione ed in particolare il muscolo diaframma. Andiamo adesso ad eseguire la respirazione diaframmatica, il che vuol dire sostanzialmente respirare gonfiando la pancia senza utilizzare il torace. Mi sdraio a pancia in su. La raccomandazione sempre della testa che non deve risultare inarcata indietro. Se vi risulta inarcata indietro, utilizzate un libro di spessore adeguato. Appoggio una mano sulla pancia e una sul torace. Vado a inspirare cercando di gonfiare la pancia e tenendo fermo il torace. Inspiro dal naso, espiro dalla bocca aperta in modo che l'aria vada fuori senza contrazioni muscolari. Il movimento rimane solo sotto la mano che è appoggiata alla pancia. Sotto la mano appoggiata al torace non ci deve essere alcun movimento. La schiena e le spalle rimangono assolutamente fermi e rilassate, non si devono inarcare. E ripetiamo questo esercizio 30 volte.
Questo esercizio, nella sua semplicità, può risultare per alcuni molto difficile, quindi raccomandiamo di concentrare bene il movimento sulla pancia e di evitare di inarcare schiena e spalle mentre lo si esegue. Schiena e spalle rimangono ben ferme, soprattutto ben rilassate. Raccomandiamo soprattutto di accentuare la fase di espirazione, che è quella che crea il rilassamento della muscolatura cervicale. Il secondo esercizio è esattamente l'opposto del primo. Nel primo si utilizzava il diaframma, adesso si utilizza il torace. La maggior parte delle persone ha già una respirazione fortemente toracica, ma manca della capacità di espirare, quindi di sbloccare la muscolatura espiratoria. Di conseguenza, in questo esercizio utilizziamo la respirazione toracica, ma per accentuare la espirazione. Ci sdraiamo a pancia in su. E poniamo sempre una mano sulla pancia e una sul torace. Inspiro dal naso gonfiando il torace. Quindi stavolta c'è movimento sotto la mano appoggiata al torace e non sotto la mano appoggiata alla pancia. Attenzione che inspirare il torace non vuol dire inarcare le spalle, non vuol dire questo. Ma vuol dire questo. Durante questo esercizio è importantissimo accentuare al massimo la fase di espirazione senza inarcare il collo, quindi espirazione più lunga possibile. E anche questo esercizio lo ripetiamo 30 volte. Oltre alla raccomandazione valida anche per l'esercizio precedente di non utilizzare schiena, di non irrigidire più che altro schiena e spalle, in questo esercizio è particolarmente importante, quando si va in fase di espirazione, non inarcare il collo, in quanto si coinvolge fortemente la muscolatura cervicale. In questo terzo esercizio andiamo ad associare la respirazione che abbiamo già visto, la respirazione diaframmatica, all'allentamento, allo stiramento della muscolatura cervicale. Qui più che mai è importante concentrare la tensione solo sulla muscolatura del collo, quindi evitare di inarcare il resto della colonna e di irrigidire il resto della muscolatura. Per il prossimo esercizio, l'allungamento del collo, utilizzeremo la respirazione diaframmatica. L'esercizio di allungamento viene eseguito durante la fase di espirazione. Mi sdraio a pancia in su. Eseguo la mia respirazione diaframmatica. E alla fine della fase di espirazione allungo il collo come se volessi scivolare verso l'alto. Come se volessi portare il mento verso lo sterno. È importante espirare a bocca aperta e che la bocca rimanga ben aperta durante tutta la durata dell'allungamento per garantire una maggiore fluidità, una maggiore correttezza del movimento. Per questo esercizio è particolarmente importante la raccomandazione di non inarcare le altre parti della colonna vertebrale, ma di limitare la tensione al solo collo.
Anche questo esercizio lo eseguiamo 30 volte. Per le prime volte è bene magari fare una pausa ogni 10. Questo esercizio è estremamente potente, crea un ottimo allungamento del collo, ma se ben fatto e senza coinvolgere le restanti parti della colonna vertebrale, il range di movimento consentito al collo è minimo. Quindi non preoccupatevi se vi sembra che il collo si allunghi poco, perché è normale che sia così, quello è il vero allungamento consentito al collo. Anche questo esercizio associa respirazione ad allentamento della muscolatura cervicale e degli arti superiori. Per fare questo esercizio ci servono due superfici scorrevoli, due palline da tennis o di materiale analogo che scorra bene sul pavimento. Anche per questo esercizio utilizziamo la respirazione diaframmatica e anche in questo caso il movimento di allungamento viene eseguito alla fine della fase di espirazione. Mi sdraio a pancia in su. Posiziono le braccia lungo i fianchi. Mi assicuro che le spalle siano ben rilassate. Inspiro col diaframma. E durante la espirazione faccio scorrere le braccia verso il basso. È particolarmente importante cercare di non anteporre le spalle per raggiungere un maggior allungamento. È un errore fare questo. Il movimento corretto è questo. Naturalmente sempre senza inarcare le restanti parti della colonna vertebrale. E anche questo esercizio viene eseguito 30 volte. In questo esercizio andiamo a lavorare su una struttura molto importante e molto problematica con un grosso peso sul problema mal di testa, cioè la zona temporomandibolare, la mandibola e la lingua. Con questo esercizio andiamo ad allungare tutte le strutture muscolari presenti nella zona. Questo è un esercizio di stretching della mandibola e della lingua. Per eseguirlo ci mettiamo seduti su uno sgabello, ben appoggiati alla parete. Per eseguirlo andiamo ad aprire la bocca e a portare la lingua in alto sul palato. L'esercizio consiste semplicemente nell'effettuare la respirazione diaframmatica da questa posizione. Per localizzare l'esatta posizione dove mantenere la lingua durante l'esercizio, andiamo ad appoggiare la lingua sui denti sopra, anteriormente, e scivoliamo lentamente indietro con la lingua fino a quando non si sente un avvallamento. La fine di questo avvallamento è il punto dove manterremo la lingua durante tutto l'esercizio. Che è il punto più alto del palato. Eseguiamo questo esercizio per un totale di 30 respirazioni diaframmatiche. Questo esercizio può essere eseguito anche in auto, in ufficio, dovunque vogliate. Aiuta molto a scaricare la tensione che si accumula sulle mandibole, che è fortemente associata con i momenti di stress.
In quest'ultimo esercizio andiamo ad affrontare un'altra importante struttura, l'occhio. Anche l'occhio ha una muscolatura che, se sottoposta a forti sollecitazioni, può contrarsi esattamente come fanno quelle di collo, schiena e del resto della colonna vertebrale. Inutile dire come questa condizione possa generare mal di testa. Questo è l'esercizio che abbiamo visto creare maggiori difficoltà ai pazienti, in quanto spesso può risultare sgradevole tenere l'occhio in posizione di allungamento. Se per qualsiasi motivo doveste notare difficoltà persistenti, cioè capogiri o sensazioni di malessere, smettete immediatamente di seguire l'esercizio. Ci posizioniamo come per l'esercizio precedente, ben appoggiati a una parete. Immaginiamo una croce e una X. Vado a portare gli occhi in posizione alta verso il basso, verso destra e verso sinistra. Come disegnare una croce? Mantengo ogni posizione almeno 10 secondi, meglio 15. Per questo esercizio la raccomandazione è di muovere e tenere in posizione solo l'occhio e di evitare di coinvolgere il capo nel movimento, cioè evitare di fare questo, che è molto istintivo come movimento, ma rappresenta un errore nell'esercizio. Quindi guardo verso l'alto, mantengo la posizione di stretching dell'occhio almeno 10 secondi, guardo verso il basso, l'altra parte della croce, guardo a sinistra, guardo a destra, mantenendo almeno 10 secondi. Ripeto l'esercizio effettuando la traiettoria di una X, cioè guardo in alto a destra, in basso a sinistra, in alto a sinistra e in basso a destra. Abbiamo naturalmente accorciato per esigenze video, ma le posizioni vanno mantenute almeno 10 secondi, meglio 15 per ciascuna posizione, sia croce che X. Eseguo un giro a croce e un giro a X e riposo. Se divento sufficientemente bravo con l'esercizio, posso ripetere il tutto una seconda volta. Gli esercizi che vi abbiamo illustrato rappresentano un protocollo generico che garantisce buoni risultati sulla maggior parte delle persone. Chiaramente stati patologici particolari o problemi di mal di testa molto cronicizzati, magari in cura con polifarmaci, richiedono naturalmente la consulenza di uno specialista. In ogni caso, vi ricordiamo che se voleste usufruire di questo protocollo, fatecelo sapere, diteci le vostre impressioni collegandovi al sito www.laltrariabilitazione.it.